Cari, buongiorno e un buon mercoledì del 29 dicembre e anche stamattina, per la grazia di Dio, ascolteremo una motivazione che spinse il nostro Signore a soffrire e a morire sulla croce, per creare un popolo zelante nelle opere buone. E vediamo cosa è scritto nella lettera a Tito, al capitolo 2, versetto 14. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Al cuore del cristianesimo c'è la verità che noi siamo perdonati, che siamo accettati da Dio e non perché abbiamo fatto delle buone opere, ma per darci la capacità e lo zelo di compierle. La Bibbia dichiara che Dio ci ha salvati e non a motivo delle nostre opere. Le buone opere non sono il fondamento della nostra accettazione da parte di Dio, ma sono il frutto. Cristo soffrì, Cristo morì non perché noi offriamo delle opere buone, ma morì per purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere, abbiamo letto. E questo è il significato della grazia. Noi non possiamo ottenere una giusta posizione davanti a Dio per le nostre opere, ma solo grazie a un dono gratuito che possiamo ricevere esclusivamente per fede, accogliendolo con gioia come un grande tesoro. Ecco che cosa dice la Bibbia. È scritto in Efesini 2, 8, 9. Infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Cristo soffrì e morì affinché le buone opere fossero l'effetto e non la causa della nostra accettazione. Non stupisce allora che la frase successiva dica: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Ovvero siamo salvati per le buone opere e non dalle buone opere. Inoltre, lo scopo di Cristo non consiste semplicemente nel donarci la capacità di compierle, ma la passione di farle. Ecco perché la Bibbia usa la parola zelante. Cristo morì per renderci zelanti nelle sue opere. Zelo cosa significa? Zelo significa passione. Cristo non è morto soltanto per rendere le buone opere possibili, oppure per produrre in noi un tiepido sforzo, ma per accendere in noi la passione per le buone opere. La purezza cristiana non consiste semplicemente nell'evitare il male, ma nel perseguire il bene. Ci sono alcuni motivi per cui Gesù pagò un prezzo infinito per suscitare in noi la passione per le buone opere. Egli spiegò il motivo principale con queste parole: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5,16. Dio si rivela nella sua gloria mediante le buone opere che compiono i cristiani. Fu per quella gloria che Cristo soffrì e morì. Quando il perdono e l'accoglienza di Dio ci liberano dal timore, dall'orgoglio, dall'avidità, noi veniamo riempiti dallo zelo per amare gli altri, proprio come noi stessi siamo stati amati. Allora mettiamo a repentaglio i nostri averi, le nostre vite, perché ci sentiamo al sicuro in Cristo. Quando amiamo gli altri in questo modo, il nostro comportamento sarà contrario all'istinto di conservazione e al desiderio umano di primeggiare. Tutta la nostra attenzione si sposterà su colui che è il nostro tesoro e la nostra certezza e che ha trasformato la nostra vita, vale a dire su Dio. E quali sono queste opere buone? Sebbene non ponga limiti di sorta, la Bibbia intende principalmente l'aiuto di chi è nel bisogno, specialmente di coloro che hanno di meno, di coloro che soffrono di più. Per esempio, la Bibbia dice: imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità. È scritto in Tito 3,14. Cristo morì per noi e lo fece per fare di noi questo tipo di persone appassionate nell'aiutare i poveri e i perduti. È questa la vita migliore, costi quel che costi. Essi ricevono l'aiuto, noi riceviamo la gioia, Dio riceve la gloria. Che Lui ti possa benedire. Amen.